direttorio francese. E perché non è riuscito al direttorio francese? Perché il direttorio non voleva che nei paesi occupati dalla Francia ci fossero delle forme di autonomia locali. I paesi che dovevano essere occupati dalla Francia erano i granai della Francia, quindi dovevano essere sfruttati, dovevano essere depredati, si doveva razziare e portare tutto a Parigi. Tanto è vero che Championnet pagherà questo suo atto di generosità. Tanto è vero che viene immediatamente richiamato al direttorio a Parigi, viene incarcerato, viene sottoposto a processo, poi riuscirà a scagionarsi, morirà l'anno dopo in maniera molto giovane con il combattimento. I rappresentanti della Repubblica Napoletana che vanno a Parigi per parlare con il direttorio e con Napoleone non vengono neanche ricevuti. Quindi ecco la storia si fa con i fatti. Quando si parla e si inneggiano i valori della Repubblica Napoletana, si dovrebbe cominciare a dire che questa pseudo-repubblica non è stata mai riconosciuta dal direttorio. Quindi anche per i francesi era non solo fastidiosa, ma era anche illegale, se, anticostituzionale, diremmo oggi, non lo so. Fatto sta che i francesi, quindi i giacobini, i napoletani e i francesi si instaurano a Napoli, mentre i sovrani borbonici si erano ritirati in Sicilia. E qui in Sicilia, io vado molto, molto così alla larga, altrimenti non riusciremo a concludere, in Sicilia si materializza questo strano personaggio di cui parlava Fernando Di Mieri prima. E chi era questo personaggio? Era il cardinale Fabrizio Ruffo, appartenendo a una nobile famiglia calabrese. Strano il fatto che era cardinale senza essere sacerdote, ma allora era ammesso, insomma. Però era un uomo che aveva dato ampia prova della sua valenza, della sua prudenza e della sua efficacia amministrativa già al servizio di Papa Pio VI, l'ha detto già Fernando Di Mieri. Lui si rese protagonista di una serie di riforme, penso alla cultura intensiva dell'ulivo, alla cultura intensiva della vite, penso alla regolamentazione degli approvvigionamenti della città eterna, che era l'eterno problema di Roma, inimicandosi i conservatori romani, tant'è vero che il pontefice, pur riconoscendo le sue indubbie qualità amministrative, è costretto a promuoverlo, e quindi per defenestrarlo, i latini dicevano promoveatur ut amoveatur, quindi mandando in alto loco la persona, si levava di torno, e quindi si levavano parecchie rogne. Non tutti sanno, per esempio, che Fabrizio Ruffo, il cardinale Ruffo, è stato il primo che ha iniziato a bonificare la pianura, la palude pontina dove oggi c'è Latina, un tempo Littoria, che poi sarà prosciugata durante il periodo del fascismo, quindi pochi anni, pochi decenni or sono. Il cardinale Ruffo ha un'intuizione geniale e propone alla corte: ma perché voi aspettate che vengano i giacobini in Sicilia, e quindi vi state lambiccando il cervello su come fortificare le coste dell'isola? Attacchiamoli, andiamo noi all'attacco. Anche sì, noi vogliamo anche farlo, ma con quale esercito? L'esercito borbonico non c'è più. Non vi preoccupate, dice il cardinale Ruffo, inizierò io partendo i fedeli calabresi, avevano un forte ascendente in Calabria. E così succede, l'ha detto già Fernando Di Mieri, parte con 4-5 collaboratori, tra cui a Messina si aggiunge Petromasi, che è l'estensore di questa cronaca, a Mileto costituisce il campo, pian piano allestisce questo esercito a cui partecipano ex soldati sbandati, contadini calabresi, artigiani, commercianti, insomma tutti quelli che vedevano nell'esercito, nell'invasione, nell'occupazione giacobina una minaccia per la loro stessa esistenza. Ma qual è l'intuizione geniale del cardinale Ruffo? È quella di contrapporre la croce al simbolo cristiano per eccellenza, all'albero della libertà, che era il simbolo pagano per eccellenza. I francesi, venendo in Italia, già lo hanno fatto nel Ducato Romano e lo rifanno anche nel Regno di Napoli, praticamente devastano le chiese, le trasformano in stalle di cavalli e si accaniscono soprattutto contro la croce, contro il simbolo cristiano per eccellenza. E mettono in piedi questo stranissimo simbolo che è l'albero della libertà.
sotto l'albero della libertà si mangiava, si beveva, si cantava, si faceva l'amore, insomma ci si spogliava, quindi si beveva, si bisbocciava. È evidente che il cardinale Ruffo deve contrapporre il simbolo della croce al simbolo del paganesimo per eccellenza, che era l'albero della libertà. Fa un po' quello che aveva fatto Costantino a Ponte Milvio, quando, incrociando le armi con i pagani, i Massensi, ebbe quel famoso la visione notturna, no? Noc signo Inces, e quindi lui, Costantino, pur non essendo molto tiepido dal punto di vista, e forse non essendo proprio cattolico, però capisce che quello è il simbolo vincente. È un po', per fare una cosa blasfema, oggi chi diventa tifoso della Juve? È facile essere tifoso della Juve, no? Quindi, tanto vince sempre, quindi andando dal faceto al serio, scegliendo la croce, il cardinale Ruffo a partita vinta, perché contrappone i valori del cattolicesimo e del cristianesimo al paganesimo imperante dei giacobini. Risale questa, inizia non da gennaio, e quindi non sono 6 mesi, perché parte, se non vado errato, il 13 di febbraio dal campo trincerato, quindi dal 13 di febbraio arriva il 13 di giugno a Napoli, quasi senza colpo ferire. Ci saranno delle scaramucce ad Andria, ad Altamura, insomma, però l'unica, saranno 4 mesi, se non vado errato, sì, questo tragitto, quindi è riuscito anche nella non facile impresa di metterci meno di Garibaldi, quindi questa è già una cosa da un record, da Guinness dei primati. Al 13 di giugno arriva alle porte di Napoli, qui c'è l'unico vero scontro con i repubblicani napoletani. Al ponte della Maddalena c'è una battaglia ferocissima, muore il generale Wirz, che era già colonnello dell'esercito borbonico, passato dall'altra parte, e quindi si impossessano di Napoli. Rimangono solo le rocche ancora nelle mani dei francesi, però prima della fine del mese anche questi francesi, gli ultimi francesi, se ne vanno, e quindi Napoli ed il regno diventa di nuovo della monarchia borbonica. C'è da dire del vero che l'operazione fu facilitata anche dal fatto che i francesi avevano iniziato già ad abbandonare ad ondate successive il regno di Napoli, perché erano chiamati in Lombardia, dove la coalizione austro-russa di Suvarov li aveva già sconfitti un paio di volte, quindi loro avevano bisogno di tutti gli effettivi per contrapporsi a questa coalizione austro-russa, e quindi il compito del cardinale Ruffo risultò più facilitato, anche se non bisogna sminuire l'impresa, che rimane tale, cioè siccome il cardinale Ruffo, lo si diceva prima, lo diceva anche Fernando Di Mieri, sul cardinale Ruffo è stata montata una leggenda nera, è evidente che si sminuisce anche l'impresa, però a proporzioni invertite, a squadre a campo invertito, se il cardinale Ruffo fosse stato all'altra parte sarebbe stato un eroe ad Amandini. Invece noi siamo stati a San Lucido proprio a presentare questo libro, San Lucido in Calabria, che è il paese natale del cardinale Ruffo, e dove ci hanno accolto inizialmente almeno con un certo ostracismo, per poi sciogliersi, perché la storia si fa, come diciamo, con i documenti, e quindi poi alla fine sono inconfutabili, quindi non è che si possa perdersi troppo in chiacchiere. Riconquistata Napoli, il re qualche tempo dopo torna, non subito perché aveva ancora paura della distabilizzazione, cominciano i problemi perché c'è la fase nera, questa sì forse, della restaurazione borbonica. Restaurazione borbonica che il Ruffo voleva impostare in maniera diametralmente opposta da quella in cui che poi si è materializzata. Lui voleva, era per la clemenza, era per la blandizia. La corte regge invece, soprattutto la regina Maria Carolina, istigata soprattutto da Orazio Nelson, l'ammiraglio inglese, fu per la legge del taglione, fu per usare le maniere forti. Non dimentichiamo un'altra cosa, perché altrimenti non contestualizziamo: la regina di Napoli Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV, era la sorella di quella